Eccoci qui ragazzi, buongiorno, buongiornissimo. Oggi come sempre sono di buon umore in queste mattine. Sono le 6:15 e sto provando un nuovo approccio alla vita. A parte questo, colazione, aspettate che metto a fare le uova. Le ho qui. Ecco, quindi stavo dicendo, sto mettendo a fare le uova. Ho cambiato approccio anche di dieta, quindi colazione, un uovo, circa 170 grammi di albume, 4 gallette con la marmellata, cannella, sale. Vedrete il mio nuovo approccio, lo capirete con il passare dei giorni, con il passare dei vlog. Piano piano ve lo spiegherò. Ovviamente vi farò vedere alcune cose che farò stamattina, e chi ha già capito magari mi scriverà qualcosa nei commenti, perché è un bellissimo approccio, mi sto trovando benissimo, veramente benissimo. Sono molto più energico e tipo stanotte ho dormito solo 5 ore, molta più energia, focus durante tutto il giorno, molta più serenità. Comunque, vi dicevo, sono le 6:15, vi farò vedere la mia routine mattutina e poi alle circa verso le 8:15 andrò in palestra, che alle 8 si comincia l'allenamento, gli stacchi, quindi dorso e spalle. E ora fatemi cacciare l'ovetto che ho fame, e vi faccio vedere qualche clip di ciò che faccio stamattina. La routine prevede brevemente quello che vi posso dire: colazione, scrittura, visualizzazione degli obiettivi, un po' di rilassamento, lettura, leggere un bel libro che mi piace e studiare inglese. Poi si saranno fatte le 8:15. Eccoci ragazzi, benvenuti in questo nuovo commentario. Allora, stacco sumo. Oggi dovevo far gambe, ma mi sono fatto male agli adduttori ieri, e infatti vediamo che lo stacco sumo comunque ne ha risentito. Infatti non sono molto soddisfatto. Potevo fare certamente meglio, soprattutto di tecnica, vedete che mi si bilancia in avanti. Comunque ho eseguito un 5x5 più un 2x2. Poi passiamo oltre, che è meglio, andiamo con le trazioni, un esercizio dove sono migliorato veramente tanto. Vado a fare 4 per max più un rest pause, cercando sempre la massima distensione e la massima esplosività. Rest pause di 10 secondi. Poi andiamo subito con la lat machine larga, cerchiamo di mantenere le scapole addotte, presa a pistola, e gambe che vedete non sono serrate sotto la lat machine, in modo da avere una massima contrazione di dorso. Queste le andrò a eseguire 12 ripetizioni e poi andrò in superset con il rematore a corpo libero, ripetizioni sempre esplosive, e alla fine del rematore vado a tenere una posizione di isometria. Farò 3 serie di questo e con 60 di recupero tra una serie e l'altra. Vediamo qui, manteniamo la massima isometria fino a che non andiamo a cedere. Ora terminato il dorso passiamo alle spalle. Partiamo sempre con il mio esercizio preferito, la military. Andiamo a fare un 5x5 più 2x2 anche qui. Carico da 6 ripetizioni circa, e cercando il fermo e poi su di spinta. Vediamo qui una ripresa da dietro del mio amico Agostino, che mi fa da cameraman ormai, e poi posiamo. Poi spinte a V, questo è un esercizio che mi sta dando ottimi risultati, ottimi feedback. Cerchiamo di spingere i manubri verso l'esterno e interessare prevalentemente il capo laterale. E qui piccolo update delle spalle. Poi passiamo, dopo 4 serie dell'esercizio delle spinte, passiamo a 3 serie di 3 set. Qui abbiamo le alzate a mezzo ROM, alzate laterali a mezzo ROM, peso è abbastanza basso, 12 ripetizioni. Poi alzate con cheat, queste servono per accentuare la fase eccentrica, quindi ho un peso che in eccentrica non riesco a sollevare,
lo controllo solo in eccentrica e faccio 10 ripetizioni, sempre in successione a quelle di prima, e poi andiamo a fare un'isometria, carico leggermente più basso finché non andiamo a morire. Allora, ragazzi, sono appena tornato a casa, sono cambiato e ora colazione. In realtà l'ho fatta solo che sono abituato a dire colazione, dato che dopo l'allenamento era la mia colazione. Ora, spuntino, chiamiamolo spuntino, pancake che vi metto qui da qualche parte, ora vedo, nel link in descrizione, la ricetta è sempre quella, ci ho fatto un tutorial apposta, quindi vedetela se non l'avete vista, fatela se non l'avete fatta, io ora la preparo e poi vi faccio vedere il risultato finito direttamente, quindi pancake gusto crema con delle mele. Allora ragazzi, guardate che enormità di pancake. Ovviamente ci andiamo a mettere la cannella e sarà inzuppato lì nell'infuso, quindi ora ve lo faccio vedere. Faccio inzuppo in diretta. Pancake, guardate che spettacolo. Una goduria. Io continuo a fare colazione. Ci vediamo dopo. Ragazzi, sono tornato e ho una notiziona. Una parte della notiziona, se così possiamo dire. Allora, vabbè, pranzo con i gnocchi, gli ultimi gnocchi di maggio, perché poi la notiziona, vabbè, ve lo dico dopo. Comunque, gli ultimi gnocchi di maggio, perché ragazzi, gli gnocchi sotto i 350 grammi non mi saziano e quindi proverò con fonti più sazianti, quali magari pasta integrale, magari patate, soprattutto patate. Comunque, mi è arrivato un pacco, non vi dico il sito, lo apriamo prima e poi vi dico tutto e anche il messaggio clou del video. No, vabbè, quello che vi devo dire comunque. Apriamo il pacco. Eccole qui. Patate dolci ragazzi a pasta bianca. Non sono italiane, però sono a pasta bianca e sono veramente, veramente ottime. Sono arrivati 3 pacchi di queste. Forse già le proverò oggi. Sono 36 kg in totale. C'ho 3 pacchi di questi e sono veramente curioso di provarle. Vi dicevo, sono veramente curioso di provarle, non so se le proverò nello spuntino oppure se le proverò a cena, ma le proverò, sicuramente le proverò. E cosa importante, io sono un amante di frutta web, ordino spesso da loro, mi sono sempre trovato benissimo con i loro prodotti e ho ordinato sia le patate dolci a pasta arancione, veramente buone, le patate dolci a pasta bianca, quelle italiane, veramente buone. Queste patate dolci qui che assaggerò nel pomeriggio o stasera e vi faccio sapere come sono. Ho provato le patate normali, ho provato il peperoncino, ho provato tantissimi prodotti, sempre trovato benissimo, spedizione arrivata in 2 giorni, ordinato 2 giorni fa. E cosa molto importante, dato che molti mi chiedono dove possono trovare le patate in questo periodo, quelle dolci, e io vi consiglio sempre Fruttaweb, ho deciso di entrare in contatto con loro perché era una collaborazione. Loro sono stati molto gentili nel ricevere la mia richiesta. Stiamo cercando un modo per creare uno sconto di cui potete usufruire tutti, di cui posso usufruire io, di cui potete usufruire voi, in modo da comprare tutte le patate e mangiare tutte le patate. Perché ragazzi, bisogna fare la dieta della patata, così miglioriamo tutti al massimo. Io vi faccio sapere poi nella prossima clip o stasera, quindi o spuntino sera o cena, come sono queste qui, il sapore se è differente dalla patata dolce italiana o se si avvicina di più a quella dolce americana che è sempre arrivata da Fruttaweb. Lo sconto per voi ancora non ce l'ho, appena ce l'ho sicuramente lo vedrete su tutti i miei canali, su Instagram, su YouTube ve lo metto su Facebook, a breve aprirò una mia pagina personale. Dato che mi state chiedendo, molti di voi mi contattano per i personal, aprirò una mia pagina personale su Facebook e quindi potrete scrivermi tutto, tutto lì. Ci vediamo con lo spuntino, ragazzi. No, ci vediamo con lo spuntino. Qualcosa vi mangerò comunque e vi faccio vedere comunque lo spuntino e poi magari la cena con le patate. Vediamo un po'. Allora, ragazzi, ho
Alla fine ho fatto uno spuntino come la colazione, quindi uova, pane e gallette. E cena. Le patate stanno cuocendo, quindi vi faccio la recensione dopo. Pranzino. Asparagi. Pomodori secchi. E le patate stanno cuocendo, quindi ora preparo tutto e poi ci vediamo con il prodotto finito, vi dico come sono queste patate, quindi recensione time. Mi hanno approvato lo sconto, quindi nei prossimi giorni, il tempo di creare tutto il banner eccetera, avete lo sconto per frutta uguale e ci vediamo col prodotto finito. Ragazzi, mentre si finiscono di cuocere il, mentre si finisce di cuocere il branzino, patata dolce, ketchup. Come quella italiana, quindi approvata, veramente veramente buona. Ora caccio il branzino e si cena. Allora, tocca pur chiudere il video, no? Sono stanchissimo, ho tanto sonno, ma ci tenevo. Allora, frutta web, a spiegarvi un po' il tutto, perché ora le patate le ho provate, sono buonissime, ve le consiglio, sono come quelle italiane dolci a pasta bianca, quindi si avvicinano molto al sapore della castagna e sono le mie preferite in assoluto. Domani penso che mi faccio una bella dose di scorta, me le faccio sia a pranzo che a cena, idem sabato perché ho 2 giorni on, e buonissime, veramente buonissime, super consigliate. E per quanto riguarda lo sconto, sto cercando di collaborare con Frutta Web, perché io ho chiesto io la collaborazione perché è un sito dove ordino spesso, e visto che mi chiedete di queste patate, la qualità del servizio è ottimo, la qualità del prodotto è ottimo, le spedizioni arrivano in 2 giorni, e quindi perché non approfittarne, no? Allora io ho chiesto uno sconto per voi, e da quanto sembra loro sono d'accordo, e quindi attendete un po' di giorni, poi posterò tutto su Instagram, sui vari social, i miei canali, e avrete uno sconto per tutta per entrare nel team patata in maniera ufficiale. Ragazzi, per questo video è tutto, io domani allenamento, penso di fare quello allenamento di gambe, anche se sto fatto un pochetto male, e è tutto qui per questo, anche per questo video ragazzi è tutto, buonanotte, noi ci vediamo domani mattina su Instagram alle ore 5, Anto posterà la sua mitica colazione mattutina. Ciao belli!